Per molti anni la Gran Bretagna era stato un paese fortissimo sul piano economico ed coloniale. A un certo punto però, all'inizio del 1900, finisce quell'epoca che era stata chiamata col nome di età vittoriana. Muore infatti la regina Vittoria nel 1901. E la Gran Bretagna, quel grande paese che si era imposto come prima potenza mondiale, cominciò ad essere un po' ridimensionata a causa soprattutto della crescita di altri paesi, come la Germania e gli Stati Uniti, i quali avevano guadagnato terreno in modo particolare soprattutto nel campo dello sviluppo industriale. Vi era una forte rivalità economica con la Germania e ciò spinse la Gran Bretagna ad aumentare, incrementare la sua potenza navale e ad avvicinarsi, trovando nuovi alleati alla Francia e alla Russia. Fu stipulato un accordo chiamato Intente cordiale, intesa cordiale nel 1904, dove Gran Bretagna e Francia ponevano fine agli antagonismi che le avevano viste opposte sul terreno coloniale e invece ponevano le basi di un'alleanza in funzione antitedesca. Con la Russia, la Gran Bretagna si accordava per avere la spartizione di alcune regioni asiatiche. La potenza industriale della Gran Bretagna era sempre stata legata al suo impero coloniale, un impero che all'inizio del Novecento era composto da vere e proprie colonie, come in Africa, da territori ai quali era riconosciuta una certa indipendenza politica. Questi territori erano chiamati dominions e alcuni paesi, come l'India, erano a tutti gli effetti parte dell'impero britannico.